Siamo a Marchesane per raccontarvi una storia molto particolare. Con me c'è il signor Francesco Costa, davanti a me, alle spalle del cameraman, poi vi faremo vedere, c'è la nuova pedemontana con i suoi lavori. Ebbene, la pedemontana ha portato in regalo anche per i residenti o comunque chi ha l'orto, come l'appezzamento di terra proprio accanto a questa zona, in via Sette Case, ha portato in regalo anche che cosa? Un telecomando. Questo, vedete, è il telecomando della pedemontana. Forse non sapevate che la pedemontana si aziona anche a telecomando. In realtà non è la pedemontana, ma è una strada di campagna che, eccola là, invito il cameraman a farla vedere, è quella strada via Sette Case dove vediamo il cartello di divieto di accesso. Ma in realtà che cosa accade, caro signor Costa? Accade che noi azioniamo, eccolo qua, azioniamo il telecomando ed ecco, scatta il rosso, il semaforo. Il semaforo è rosso in questo momento, quindi chi deve andare per via Sette Case non può, deve attendere un attimo e poi scatta il verde, eccolo. A questo punto si può andare, quindi non è più senso unico e le auto che verrebbero fuori da questa strada dall'altra parte invece si devono arrestare. Ma che cosa accade? Accade questo. In questo caso la signora ha accostato perché ha visto il semaforo rosso e lei si è fermata, credeva che lo stop in fondo che l'avrebbe portata poi a 9 se girava a sinistra o in direzione Marchesane se girava a destra fosse un pre-semaforo che anticipa lo stop. In realtà non ha capito che il pre-semaforo è per l'accesso al senso unico, ma non è indicato da nessuna parte. C'è un'altra particolarità. Venite. Cosa accade anche che quando escono in direzione 9? Pericolo. Perché invadono? Invadono una corsia opposta, altronde invadono tutta perché il trattore è lungo e con rimorchio via dicendo, e poi ci sono i miei trebbie che non riescono ad uscire, anche entrare perché è stretto.